Il cuore dell'intrattenimento italiano si tinge di tristezza a causa della dolorosa dipartita di Antonio Bitonti, conosciuto dal pubblico come Uccio Show, un'icona del cabaret e della danza. La sua vita è stata troncata da un tragico incidente avvenuto stamattina alla stazione di Montesano Salentino, nell'incantevole provincia di Lecce. Antonio Bitonti, un volto familiare in Italia, ha guadagnato notorietà grazie alle sue esilaranti performance sia come ballerino che come cabarettista. Ha conquistato il grande pubblico partecipando a show televisivi di grande successo come La Corrida, Avanti un altro, Italia's Got Talent e Striscia la Notizia. Un alone di mistero avvolge la dinamica precisa di questo incidente. Le circostanze rimangono ancora oscure e le autorità si trovano alle prese con un'indagine che cerca di gettare luce sull'accaduto. Secondo quanto riportato da Lecce Prima, l'evento si è verificato intorno alle 8:30 del mattino, ma se sia stato un tragico caso o un gesto intenzionale rimane incerto. Gli inquirenti stanno lavorando sul campo per svelare la verità dietro questa situazione. Uccio Show aveva 72 anni e condivideva la sua vita con il suo partner. Ha dedicato ogni istante all'arte dello spettacolo, apportando un contributo significativo alla cultura dell'intrattenimento, sia nel Salento che in tutta Italia. La sua prematura scomparsa ha scosso il mondo dell'intrattenimento e ha scatenato un flusso di messaggi commossi sui social media da parte di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e ammirare questo straordinario artista lungo le sue esibizioni nel paese.